sentito nel suo intervento che ha parlato di digitalizzazione, dei contenuti di scuola digitale. Cos'è per lei, cosa intende per lei la scuola digitale? Siamo sicuramente attraversati da un cambiamento che non possiamo non tenere presente anche nel percorso di formazione di un ragazzo. E quindi la classe digitale, la scuola digitale deve essere una scuola che fornisce quegli strumenti per consentire uno studio che si basi continuamente su quelle che sono le materie di formazione, ma anche che consenta al ragazzo di studiare attraverso gli strumenti digitali, perché credo che sia impossibile far finta che i ragazzi non utilizzino molte ore al giorno questi strumenti. Credo che la scommessa non sia tanto nello strumento quanto nella qualità dei contenuti che noi trasmettiamo, e credo anche che sfidare un ragazzo sul suo terreno, quello appunto di quante trasformazioni ci siano state nello strumento digitale rispetto allo strumento cartaceo, possa essere una buona soluzione per invogliarli a studiare quei contenuti che comunque continuo a pensare siano fondamentali nella sua formazione. Nell'intervento precedente si è parlato della missione educativa degli insegnanti, quindi di formare non solo dal punto di vista del contenuto ma anche del cittadino. Lei crede quindi che la didattica digitale sia anche un modo per razionalizzare e rendere migliore l'utilizzo che le nuove generazioni fanno del mare magnum presente nel web? Cerco di chiarire quello che penso, insomma. Ritengo che i contenuti siano fondamentali e quindi a un ragazzo credo che sia utile far capire il valore di un classico greco come di un classico latino, come dello studio della fisica, della matematica. Questo avviene tra l'altro in tutti i grandi paesi che stanno adottando le tecnologie digitali. Credo anche che il ruolo di mediatore culturale, in questo caso degli insegnanti, sia fondamentale, perché poi alla fine di questo corso, che il ragazzo affronta con un libro di carta o con degli strumenti digitali, è quello di creare dei buoni cittadini, cioè dei cittadini non solo in grado di capire che stiamo attraversando un paese, un momento di cambiamento e che dobbiamo, ad esempio, dal mio punto di vista, cambiare il modo di vedere il mondo che abbiamo di fronte. Dobbiamo capire che dobbiamo difendere sempre di più i beni comuni, mettere al centro della nostra attenzione la cultura. E per fare questo le mediazioni di un bibliotecario, le mediazioni di un professore sono di grandissima importanza. Sono ruoli che andrebbero non solo messi al centro dell'attenzione delle classi dirigenti, sono ruoli che dovrebbero avere maggiore dignità, dei compensi adeguati al loro sforzo e anche da parte loro uno sforzo di formazione continua verso quelle che sono appunto le nuove tecnologie. Che consigli darebbe quindi a una scuola che, come una realtà comune, che ha già un proprio paese, che sta intraprendendo il cammino di digitalizzazione? Sicuramente di ricordarsi che si vince sui contenuti, su dei contenuti di qualità. Gli strumenti tecnologici devono essere di frontiera, devono guardare a quelle che sono le isole in cui si elaborano le tecnologie di frontiera, non sono solo quelle appunto che vengono da altre tradizioni, da altri paesi, anche in Italia abbiamo dei luoghi in cui si fa ricerca scientifica e tecnologica di avanguardia. Però ci vuole uno sforzo da parte delle classi dirigenti di mettere tutto questo a sistema. Forse è il nostro punto debole. In Italia ci sono appunto luoghi in cui si studia e si studiano le tecnologie, ci sono appunto esempi virtuosi di come vengono applicate, però ci vorrebbe da parte appunto di chi ha le leve decisionali la capacità di investire in questa trasformazione tenendo fermi appunto alcuni principi che dal mio punto di vista sono quelli della qualità del contenuto. Parlando invece dei ragazzi, invece degli alunni, che benefici potranno trarre dalla didattica digitale? Non lo so cosa consigliare a un ragazzo, io credo che facciano bene qualunque cosa facciano. E
credo che i loro insegnanti hanno ancora la capacità di saperli guidare in questo loro percorso. Gli consiglierei sicuramente di guardare il mondo, di avere moltissima curiosità, di avere proprio questa sete di conoscere, di non fermarsi. Gli consiglierei di studiare bene i classici, perché come dire, il mondo greco come il mondo latino ci trasmettono proprio... È un metodo, è un'esperienza che si porteranno dietro tutta la vita, ma di essere soprattutto curiosi, curiosi di conoscere chi è diverso da noi, che ha culture diverse da noi, di capire l'importanza della tolleranza, dell'inclusione sociale, del confronto, soprattutto di saper ascoltare e di andare ogni volta che possono in altri mondi e guardare che c'è dall'altra parte del pianeta. Grazie mille. Grazie a voi.